Zombie apocalypse. Buongiorno ragazzi, come state? Spero bene. Nuovo video vlog. E niente, buon Santo Stefano a tutti e a tutti. Sono qui in cucina, questo vedete cosa sto leggendo, la caffettiera. E niente, sono qui che sto cercando di farmi il caffè. Ma caffè, vedete? E nulla, caffè tutto pronto. Ora non mi resta che metterlo su per una tazzina. Come non l'avevo detto, me lo sto mettendo veramente il troppo una tazzina, sennò il caffè è amarissimo, non mi sta bene. Non pensate troppo. Ok, niente. Ciao. Ed eccoci qua. Spero di non fare troppo rumore perché non mi sta bene. Ok, aspettate un secondo che qui è una presa un po' ardua. Quello che sto a fare. Ripulire tutto il banco da lavoro. Ok, ora ci siamo. E niente, adesso mi verso il caffè. Ora mi siedo vicino a voi ed eccoci qui. Dunque, come state? Spero bene. Io abbastanza bene, diciamo, da a parte questo. Qualcosa che mi appiccica la scarpa. Vabbè, niente. Aspettate. Eccomi qua. Sto prendendo un caffettino. Che adesso non sono le 7 qualcosa. Un attimo, torno subito. Ma allora sono le 7:30 e niente, sono le 7:30 e vabbè così, niente, ci basta le olio, tutto va bene. Ciao. Ora mi godo il mio benedetto caffè. Cin cin a voi, buon caffè insieme a me, buon caffè insieme a me. Mazza che buono, è buonissimo.
Già. Sono ancora mezzo addormentata, già. Ah, che bello il caffè la mattina, non c'è nulla di meglio che un bel caffè al mattino. E già. Buono, molto buono. Ebbene sì, la voce si va perché mi hanno ancora sta dormendo, però vabbè. Che mi raccontate voi di bello? Fatemelo sapere qua sotto i commenti cosa mi raccontate di bello. Io nulla di speciale. Sto passando le feste così alla buona lì. Come vedrete, come dire alla buona lì? Tranquilla. Cioè, tranquilla anche e già festeggio semplicemente normale, non che faccio chissà questa gran festa. Non sia, a me il Natale piace tanto, però mi porta un po' di nostalgia. Dato che non c'è più mia madre, a me nostalgia mi porta un po'. Il Natale mi porta un po' di nostalgia, scusa per il gioco di parole. Ma è la verità, a me il Natale mi porta nostalgia. E vabbè. Ho ancora le unghie intatte, vedete? Già. Sono belle, belle, belle. Perché come ribadisco, mi ha fatto il semi permanente ed è bellissimo. Adoro, troppo bello. Buono caffè. Quindi oggi ho cominciato a fare questo video vlog per voi, piccolo piccolo perché non lo voglio fare troppo lungo, sennò magari manco me lo guardate, spiegandomi semplicemente che allora per Capodanno non so ancora cosa faremo, credo più che altro staremo in casa, come per Natale d'altronde. Oggi che è Santo Stefano, appunto lunedì. Lunedì oggi, sì, esatto, stavo prendendo colpi. E niente, oggi è lunedì, Santo Stefano, e non faremo chissà che, nulla di eclatante. In casa, se riesco registro qualche altro video, non detto, però ci posso provare. Io questa tavola non la sopporto, fa un chiasso enorme, basta che muovete un millimetro. Lei fa crack, crack. È troppo strana questa tavola. Non lo so, sente una mia, o se è una mia sensazione, cioè impressione più che altro, non sensazione, impressione, o se questa tavola quando. Aspetta, sentite, sentite. No, adesso non lo fa il rumore, però prima lo faceva. Cioè, non lo so perché. Grazie.
Ecco, l'avete sentito? Cioè, non l'ho fatto apposta, però fa dei rumori allucinanti. Quindi cosa dirvi di bello? Mi devo prendere anche il tè perché io ho la camomilla, perché io il latte non lo riesco più a bere. E quindi niente. Ho provato il latte di soia, niente di fatto, anche il latte di soia mi dà lo stomaco, mi dà noia. Latte d'avena altrettanto, e non sto dicendo balle, è la verità. Ciao. E niente, eccoci. Quindi non lo so, mi sa che da qui in avanti prenderò o camomilla o latte. Camomilla serve per andare a letto, però può anche calmarmi se io sono un po' agitatella. Io non mi sento agitata, però perché secondo il mio stomaco ha un'ulcera pazzesca che non vi dico. Già, se chi mi conosce già lo sa di YouTube che io soffro parecchio d'ulcera, ho lo stomaco a pezzi. E quindi no, ragazze, preferisco prendere cose che mi facciano star bene. Si ce la facciano? Penso di sì. Italiano che si va a far benedire. Così è. Italiano. Italia sì. Italiano. No, no, mamma mia, che ridere. Oi, oi, oi. Così ragazze. Ciao. Nulla. E già, così è. Che tratta di come ho parlato prima. E niente. Aspettate un secondo, che faccio altre riprese col telefonino. Ok, vediamo se ci riesco a non fare danni ulteriori. Sono di nuovo le 7:40, benissimo. Alle 8 dovrei, anzi alle 8:30 mettere il collirio per gli occhi, quindi tra poco stacco. Vabbè, ancora ce ne vuole, 8:30 sono le 7:40, ma sempre lì siamo. Quindi l'argomento per YouTube è che oggi non fa tutto questo freddo perché sento caldo. Anche ieri notte sentivo un caldo pazzesco. Oh, vabbè, sarà il surriscaldamento del clima, il surriscaldamento globale. Può darsi che sia anche quello. Già. Perché quest'estate al mare faceva un caldo, ma un caldo, poi amava, amava, sì, così è. E poi l'acqua sembrava, non sembrava acqua normale, non vi dico cosa sembrava, sembrava pipì, non vi giuro, no, non sto scherzando. Entravo nell'acqua del mare per rinfrescare un po'. Sembrava pipì, non vi dico il brutto dell'acqua del mare, che schifo. Boh. Voi direte, perché esageri così? No, non sto esagerando, ragazze. Io penso che anche voi siete attratti nel, vabbè, forse la maggior parte di voi avranno avuto una piscina. C'è chi non piace il mare, sarà andato in piscina. Però io che sono in un posto turistico marittimo,
È ovvio che andando al mare, anziché andare in piscina, andavo dritto al mare, sentivo, cioè, vedevo l'acqua, non era un'acqua normale, sembrava acqua proprio viscida, schifosissima, non mi piaceva per niente. E così, boh, no, ho fatto 5-6 giorni di mare, poi però mi sono stufata, non sono più andata al mare. Che non ce la facevo. Uno era troppo caldo e due facevo meglio rinfrescarmi sul terrazzo di casa mia con la pompa che era tutta bella lunga 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 e mi risciacquavo con l'acqua bella gelida, almeno lì l'acqua era bella gelida, non tanto, però col poco che potevo stare stavo, mi risciacquavo in terrazzo, ho un terrazzo un po' giallo, quel che basta che mi rinfrescavo. E poi niente, poi mi godevo un po' di televisione la sera d'estate, ma quest'anno non so come sarà nel 2023, speriamo che sia un anno migliore, dai, speriamo di sì, perché il 2022 per me è un anno un po' da cancellare, non mi è piaciuto per niente, cioè un po' mi è piaciuto ma non tanto, quindi direi che è totalmente da cancellare questo 2022. Non è stato tanto il massimo. Avrei voluto qualcosa di più sostanzioso nel 2022. Invece per me è stata un po' una fregatura, detto tra virgolette, il 2022. Tanto allora una fregatura perché non mi è piaciuto molto il fatto che, non parlo di YouTube, gli iscritti in generale, ma anche il modo di registrare i video miei non era il massimo. Voi direte, ma sì che sei brava. Sì, sono brava fino a un certo punto, però anche l'editing, devo imparare a editare bene i video, a tagliare le parti bene in pappino, e anche dove dico le fesserie, beh, fesserie ne dico poche, però quelle poche che dico le dovrei sminuzzare, ovvero tagliare. E invece il resto, vabbè, il resto potevo andare. Le miniature, mi devo abituare a fare le miniature perché ho visto un corso su YouTube come, adesso non sto lì a entrare in dettaglio, se volete lo guardate sul vostro YouTube Studio, c'è nozione di come fare delle miniature, ecco, molto più belle, molto più carine all'occhio dell'utente di YouTube, degli utenti, gli spettatori. Quindi non lo so ragazze, sembra che YouTube quest'anno è andato bene ma non benissimo, ma vabbè, pazienza, non mi interessa né monetizzare, ammetto che mi interessa monetizzare, ma se non posso monetizzare non me ne può fregare meno sinceramente. Già le 7:45 e niente, quindi che dire. Anche se non posso monetizzare, dicevo, non importa, pur di divertirmi, io preferisco anche divertirmi a registrare video, fare foto e video per i social network tipo TikTok, Instagram e Twitter, o anche addirittura YouTube, o anche Facebook, le dirette Facebook. Non lo so, vediamo un po' come mi comporterò nel 2023. Se riesco a fare tutte queste azioni, tra virgolette, ovvero Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, non lo so. Ho fatto ben poca roba quest'anno, pazienza. Ci sarà il tempo per farle. Anzi, devo organizzarmi perché c'ho l'agenda, ma ho il vizio che non scrivo mai niente. O se scrivo, scrivo poco. Boh, vabbè. Mentre cosa volevo raccontarvi? Io volevo raccontare che dunque non è stato semplice anche per quanto riguarda Instagram. Sì, sono cresciuta più o meno lenta lenta, ma poi conoscendo altre amiche e amici su Instagram, piano piano sono cresciuta ancora più velocemente. Prima andavo a rilento e poi però salivo, salivo, salivo le iscrizioni su Instagram, anche se a me non me ne importa un bel niente di
degli iscritti di Instagram, però vuol dire che ho avuto fortuna, più fortuna di YouTube, anziché su YouTube, su Instagram. Vabbè, per me va bene lo stesso, non importa, basta che sono riuscita come dire, basta che sono riuscita a fare più follower su Instagram. No, non mi importa nel vero senso della parola che di diventare qualcuno. No, quello no, però se potessi avere più amici, amici, vabbè, l'amicizia è una cosa importante, però meglio pochi ma buoni, però. Anche se diventerò un qualcuno l'indomani, non credo, però mai dire mai nella vita. Perché ho avuto molte proposte da altre persone qua, sempre sui social network, se volevo essere una consigliera di bellezza o che so, una marketing, una cosa del genere. No, ho rifiutato. Perché? Perché ecco, la mia esperienza sul marketing non è il massimo, poi in matematica non sono il massimo, poi anche con la vendita i brochure e Avon sono andata proprio scemando. Perché in alcune cose ho vendute, ma in altre però ho fatto un po' fatica a vendere dei prodottini di Brochet e Avon. Quindi poi nel mio paese non ne parliamo perché è tutto una cosa a sé, a fine a se stessi. Cosa voglio dire con questo? Che i Brochet e Avon, ogni volta che andavo a porta a porta, o ero insultata o ero malvista come cliente di privilegiata di Brochet o anche di Avon, non lo so quello che è. Quindi ho detto no, basta, sono arrivata a una cifra che non ce la faccio più, perché una volta mi sono sbagliata facendo i calcoli su Avon, se non erro, sì, o su Brochet, no, su Avon, e non vi dico perché è privacy quello che ho fatto io, però sono arrivata a una cifra che era, cioè, c'era da spararmi. Quindi ho detto no, basta. Era troppo lunga quella cifra, però era una cifra importante. Quindi ho detto no, qualcosa non mi torna. O io ho sbagliato a fare i calcoli ordinare online, o qualcuno ha fatto al posto mio, ma è impossibile. Quindi ho detto no, basta, mi fermo qua. Non voglio più fare né cliente di Avon, né tantomeno di Brochet. E ho chiuso le porte a Avon e Brochet. Come dire, la mia esperienza con Avon è stata bellissima, sia con i brochure che con Avon, però forse per me tornerei indietro a non farlo più, perché sì, è una bella esperienza, ma da una parte però non voglio fare cattiva pubblicità né all'una né all'altra, ma se posso darvi un consiglio, state attente, perché non sempre si hanno delle buone riscosse, dei buoni risultati. Io le entrate ne ho avute come non ne ho avute da Ivrea e Avo, quindi state attenti a quello che combinate, perché io ho avuto una pessima esperienza con Avon. Mi è piaciuta come non mi è piaciuta. Sì, mi è piaciuta un'altra perché adoro il make-up e la cura della persona, ma da una parte non mi è piaciuto dalla parte finanziaria, perché era un casino, dovevo farmi tutti i calcoli e poi c'era chi voleva di più, chi voleva di meno di prodotti, oppure c'era chi cercava un prodotto, vabbè, lì ci sta che se non trovi un prodotto non lo compri, o se ti chiedono lo vuoi sostituire con un altro, no, e vabbè, lì ho accettato e non ho fatto male tutto ciò, però ho chiuso sia con l'una che con l'altra. Adesso non mi bannate, non mi dite che ah, voi i brochure sono buoni, sì, saranno buoni quanto volete, però io voglio chiudere, anzi ho già chiuso da tempo. Tornare indietro per ah, voi i brochure a riprenderli, forse sì, forse no, ci sto ancora pensando, ma non credo che in futuro li riprenderò, perché non lo so. Sono stata un po' scottata da Avon. Il brochure non tanto, sarà buona quanto volete, anche per me è buona, però c'ho anche ancora dei campioncini di brochure,
però con Avon, vabbè, anche lì stessa cosa, c'ho tanti campioncini di profumo di Avon, però niente, ragazze, va bene così. E quindi nulla. Dunque, ragazze, il video termina qua perché sono già 25 minuti che sto registrando. Non so neanche se riesco a montarli tutti questi minuti, però ci provo. Al massimo li suddivido in due parti, altrimenti lo monterò per intero. Cioè, non modifico nulla, però cioè, lo registro, ciao. Voglio dire, lo esporto per intero il video, se me lo fa caricare, non è detto. Comunque, se questo video appunto vi è stato utile, ma più che altro di compagnia, non credo utile, ma di compagnia sì, mettete un bel like di supporto, un commento e soprattutto buona festa di Santo Stefano a tutte. E noi ci si vede al prossimo video, vlog, che sia make-up o anche ASMR. E niente ragazze, questo era tutto. Un bacio, un commento, un like. Se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Aggiornamento. Ciao, un bacio. Buon Santo Stefano a tutte e a tutti. Ciao ragazze, ragazzi. Ciao. Zombie apocalypse.